Siamo in guerra con un virus tosto e quando si è in guerra purtroppo qualche ferita si riporta. I colleghi lo abbracciano e lo incoraggiano dopo mesi in corsia a combattere il virus. Il dottor Duratorre oggi è un paziente del reparto Covid di Varese. Fanno male le scene di persone che ancora oggi usano male la mascherina o fanno movida. Non ha nessun senso giocare sulla propria vita e sulla pelle degli altri. Nella provincia lombarda più colpita dalla seconda ondata, il numero dei ricoveri non scende più da una settimana. La curva è in crescita. Togliamo il caso, così può modificare qualcosa, va bene? I pazienti oggi sono 290, la soglia di massima attenzione. Quando arriviamo un team sta controllando gli ultimi esami, sono gli stessi medici che appena due mesi fa facevano i conti con cifre drammatiche e scene che lasciano il segno. La cosa più brutta è vedere molti di questi pazienti su cui abbiamo messo tanto del nostro tempo e tanto del nostro impegno, vedere che nonostante le nostre cure non riescano poi alla fine a farcela. Dalla regione la conferma di un trend in peggioramento preoccupano anche i dati di province meno colpite sino ad oggi, come Mantova e Sondrio. L'appello dei medici, stiamo entrando nella fase decisiva, serve l'impegno di tutti. Per noi le prossime settimane saranno fondamentali, bisogna stare attenti, tenere una grande attenzione perché tutti noi vorremmo uscire il prima possibile, ma dobbiamo avere probabilmente ancora un po' di pazienza.